Buongiorno a tutti, bentornati sul canale Aggiusta Tutto. In questo nuovo video tutorial vedremo come realizzare una soluzione di soda caustica al 20% che ci servirà per neutralizzare il nostro gel di Carbopol Ultrez 21, gel che poi useremo appunto per gelificare il nostro disinfettante mani. E grazie alla soluzione di soda lo renderemo neutro per le mani, alzando il pH e portandolo a 7. Adesso vi faccio vedere il procedimento, e prima però le raccomandazioni di sicurezza. La soda caustica è altamente corrosiva, fa male alla pelle, agli occhi, i vapori non vanno inalati, quindi per la preparazione dovete saperla maneggiare, quindi non fatelo se non avete manualità con questi prodotti. Io per l'occasione sto indossando una tuta così da evitare che mi schizzi sui vestiti, i guanti in lattice, gli occhiali, la mascherina per non inalare i vapori. Come vedete sono all'aria aperta, per evitare che i vapori della soda si diffondano nell'ambiente. Una volta che l'abbiamo ridotta al 20%, questo rischio sarà limitato. E quindi andiamo a vedere il procedimento. Dopo aver indossato, come abbiamo detto, i nostri dispositivi di protezione, possiamo iniziare a dosare i nostri ingredienti. Quindi faremo 100 grammi di soluzione di soda, quindi andiamo a pesare 80 grammi di acqua distillata, mettiamo il nostro contenitore, facciamo la tara e andiamo a versare. Ok, siamo 81,6. Andiamo a ripesare e siamo a 80. Mettiamo l'acqua nel nostro bicchiere di vetro. È meglio usare un bicchiere di vetro perché la soda, una volta aggiunta all'acqua, praticamente raggiungerà gli 80-90 gradi, quindi poi andrà fatta riposare in un luogo sicuro, non alla portata dei bambini. Naturalmente la soda stessa va conservata lontana dalla portata dei bambini. Io ho comprato questa soda in scaglie, l'ho presa in ferramenta. Adesso vado a pesarne 20 grammi. Perfetto, siamo a 20 grammi e adesso con cautela versate sempre la soda nell'acqua, mai il contrario. Indossate la mascherina, gli occhiali e procedete a versare piano piano. Naturalmente allontanatevi, non mettetevi sopra il bicchiere, lasciate che la soda agisca. Come ho detto, arriverà a circa 80-90 gradi, il bicchiere si riscalderà e
diventerà completamente liquida. Poi l'andremo a conservare all'interno di una bottiglietta scura che ci servirà per preservarne la qualità nel tempo. Ok, lasciamola riposare e aspettiamo che si sciolga del tutto per poi trasferirla nella boccetta. Ci siamo quasi, la nostra soluzione è quasi pronta. I cristalli di soda si sono sciolti all'interno del bicchiere. Il bicchiere è ancora molto caldo, ma già la temperatura è scesa parecchio. Leviamo il contagocce, mettiamo un imbutino, poi andiamo a versare piano piano. Possiamo adesso chiudere il nostro contenitore e la nostra soluzione di soda è pronta. Siamo arrivati alla fine del nostro video tutorial. Abbiamo realizzato la nostra soluzione di soda al 20% e adesso la possiamo utilizzare per neutralizzare il nostro gel di Carbopol Ultra 721. Vediamo poi nel prossimo video come fare. E naturalmente la soluzione va conservata in una bottiglietta scura al buio, perché può essere utilizzata anche per altri prodotti cosmetici. Questo video è arrivato alla fine. A me non resta altro che invitarvi a mettere un like se vi è piaciuto, ad iscrivervi al canale cliccando qui di fianco, e non resta altro che salutarvi. Ciao, alla prossima!